Salve amici e bentornati sul nostro canale Charlie. Io che sono un gran malato di pellicole protettive, oggi voglio farvi vedere qual è il sistema che utilizzo per applicare questi vetrini qui, acquistati su Amazon, sotto nella descrizione vi lascio il link, sul mio Huawei GT2. Quindi sul mio orologio che ultimamente sto sbattendo da tutte le parti, quindi una pellicola mi dura circa 2-3 settimane. Il sistema che andremo a vedere l'ho perfezionato negli anni e secondo me è molto semplice ed efficace. Andiamo a vederlo insieme. Bene, di cosa avremo bisogno? Pellicole, io utilizzo sempre la scatola originale. Andremo a vedere anche perché. Allora, apriamo le pellicole. Dentro normalmente hanno il vetrino e appunto, come in questo caso, ogni vetrino è seguito da un kit di pulizia. Quindi io prendo il mio vetrino che andremo a vedere. Eccolo qui. Che mettiamo qui e dal kit di pulizia. Adesso quello che vi consiglio è questo qui: levare l'orologio, innanzitutto staccare il vecchio vetrino che era rotto. Bene, mettiamo qui l'orologio, prendiamo la vecchia confezione che vi faccio vedere a che cosa servirà. Io la utilizzo per tenere fermo l'orologio. Eccolo qui, lo mettiamo qui. Come potete vedere è perfettamente stabile. Ok, allora, la procedura prevede, apriamo il primo fogliettino, che è quello imbevuto di detergente, che serve appunto per pulire. E lo passiamo sul nostro orologio. Prendiamo la seconda salvietta presente nel kit, che serve per asciugare. In questo modo adesso, sempre per eliminare tutti i pennelli di polvere, abbiamo questa specie di pellicola adesiva che si passa in questo modo. Questa è un'ulteriore pulizia del vetro. Io metto sempre in controluce, in questo modo per vedere se c'è rimasto attaccato qualche granello. Sembra perfetto, lo lascio qui. Vado a prendere il vetro nuovo, quindi il vetrino, che come possiamo vedere ha la parte da attaccare, che è questa qui. Allora, la procedura prevede che si prendono questi altri stickers, io ne utilizzerò uno solo, che si attacca in questo modo, serve per tenerlo, potete anche fare senza. Adesso facciamo la procedura da manuale, quindi si prende il vetrino, si tiene in questo modo, si applica sopra, scegliete o sotto sopra, comunque scegliete un lato da dove partire, piano piano. Una volta che siete sicuri, andate a premere al centro. Premete bene, lo fate aderire alla perfezione. Se ci rimasta qualche bollicina, spingete nei bordi in modo che comunque va ad aderire in maniera perfetta. Io riprendo questa per pulirlo. E come possiamo vedere, la pellicola è attaccata veramente bene, senza nessuna imprecisione. Bene, amici, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel mi piace. E io vi saluto e a presto, Flavio.